Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, video sui prodotti che ho acquistato da Notino, quindi tutti i prodotti low cost e due che ho acquistato da Amazon, anche se in realtà ve li avevo già mostrati nello spacchettamento di Amazon, però vabbè. Comunque sì, è tutte cosine low cost. Alcuni di questi prodotti li ho già utilizzati perché appunto sono arrivati quando eravamo in ferie, li ho fatti arrivare appunto dai miei e quindi un pochino ho già tastato, però comunque li devo provare ancora bene per capire se mi piacciono realmente o no. Vi dico già che un prodotto, quel cavallo, vi dico già che un prodotto mi era arrivato. Non dico aperto, ma quasi, cioè nel senso era tutto, quando l'ho aperto qui era tutto sporco, tutto con tutto il prodotto fuori uscito. Ho contattato il servizio clienti e mi hanno dato un buono del valore di questo prodotto. Non facevano rimborso su carta, ma loro danno solo i buoni. Quindi adesso ho 11 euro lì fermi da usare. E comunque servizio clienti ottimo, veramente rispondono, la ragazza che mi ha risposto gentilissima, veramente super competente. Questo prodotto è di Rimmel, è il Multitasker Better Than Filter Primer Highlighter and Glow Booster 001 Fair, tonalità più chiara, 30 ml di prodotto, cruelty free e vegano. È molto liquido, non so se comunque riuscite un po' a. Sì, si percepisce. È abbastanza liquido, è sempre sulla scia dell'Hollywood Flawless Filter, quello che adesso ho fatto Dior, eccetera. Ha questo scovolino qui, questo applicatore qui in spugna. E in spugna, sì. L'odore. L'ho già provato e devo dire che mi piace abbastanza, è sì molto molto liquido, quindi comunque fate un po' di attenzione, però adesso lo devo valutare bene, provandolo bene, perché lì comunque tra il caldo e tutto, cioè non mi ero portata dietro chissà quanti pennelli, andavo di mano e comunque l'effetto mi piaceva, devo dire, molto molto bello come prodotto per 11 euro, magari lo trovate anche con ulteriori sconti. E comunque vi farò sapere, però prima impressione diciamo ok, mi è piaciuto abbastanza. Poi ragazzi, questi due prodotti li ho acquistati su Amazon. Questo è Lumic Lotion di L'Oreal, il 901 Fair Glow, quello più chiaro. Questo ragazzi l'ho provato, ma non bene, non l'ho provato. Molto bene sul viso perché l'ho messo, poi l'ho lasciato lì un po', si è seccato, ho fatto un po' fatica, quindi non vi so dare una recensione ancora di questo prodotto. Però ecco, ho voluto comprarlo. Poi finalmente, ragazzi, dopo tutto questo tempo, anche io ho acquistato il Panorama di L'Oreal perché finalmente ha finito di essere virale, diciamo, che ha fatto dei mesi dove si parlava solo di questo mascara e l'ho acquistato in offerta a 8 euro su Amazon, mentre da Notino costava tipo 13. E diciamo che questo in realtà l'ho utilizzato tutte le ferie. Quando mi sono truccata in ferie ho usato solo questo mascara. Scovolino fatto così, tipo Bad Girl Bang di Benefit. È in silicone. E ecco, devo provarlo anche questo. All'inizio la formula comunque è molto liquida, quindi non fa queste ciglia da cerbiatto, vabbè che io non ho chissà che ciglia. Però ecco, comunque lo devo provare ancora bene per farvi sapere. Poi vediamo altri prodotti che ho provato. Andiamo con questo, che ragazze è bellissimo, ed è il rossetto di L'Oreal. Allora, pack super elegante, veramente elegantissimo, carino,
veramente fatto da Dio. Io ho preso la tonalità 601, che è l'Intense Volume Matte, la linea di Rossetti. La 601 è Worth It. Qua, cioè, ma è bellissimo, vi giuro. Poi ha un profumo molto buono, fiorito, ma non è fastidioso. E ragazzi, l'ho già utilizzato. Qui c'era anche la R. È una R, sì, o questo logo, che cacchio è? Non lo so. Comunque era impresso questo logo qui, sul rossetto. Ma è di un morbido, di un cremoso. È veramente fantastico. Cioè, sulle labbra è qualcosa di stupendo. Lascia un effetto veramente bellissimo. Non vedo l'ora di prendere altre colorazioni. Ma questo rossetto, ragazze, veramente è super bello. Super super bello, e io l'ho preso in abbinata con questa matita di Rimmel, pagata 3 euro credo, Rimmel London Lasting Finish Lip Liner, questa è la tonalità, che tonalità è? 705 cappuccino. Anche questa matita mi piace, è morbida, infatti già sporca, vedete, l'ho già utilizzata. È morbida ma non troppo, si stende bene, non secca le labbra, non va fuori dal contorno, cioè non come abbinamento è un po' strano, posso capire, però io vado a fare il contorno delle labbra leggero, non marcato, e poi vado a tamponare questo rossetto, dà un effetto tipo labbra anni 90, bellissimo, non lo faccio con quello stacco proprio matita rossetto che si nota tantissimo. Ma poi vado a fare così con le labbra quando applico la matita, così un po' si trasferisce anche all'interno e risulta tutto più omogeneo ma con tridimensionalità. E anche la matita, comunque, rossetto matita, mi piacciono un sacco. Non ricordo il prezzo di questo, mi dispiace, ma comunque da notino andate a vedere perché i prezzi a parte che cambiano sempre. Ci sono poi sempre dei codici sconto che loro vi mettono per abbassare il prezzo, ma ogni tanto Notino fa il birichino, insomma, e aumenta così a caso i prezzi. Da un giorno all'altro un prodotto che costava 2 euro ve l'ho trovata a 10. Boh, vabbè. Poi, altro prodotto che ho provato, anzi, altri due prodotti che ho provato, ragazze, sono queste matite di Lamel. Lamel, è un brand che comunque l'ho visto da Giulia Cova, ovviamente tante di queste cose le ho viste da Giulia Cova, e comunque mi piace perché lei fa vedere anche prodotti low cost, non solo high cost, super costosi, ma si punta a trovare anche delle chicche per chi non può spendere tanto, insomma delle chicche veramente valide che nessuno le cagherebbe, insomma, e lei invece sta lì, le cerca, le prova e poi le consiglia. Quindi io, su suo consiglio, ho voluto provare queste matite qui. Sono le Oh My Color Gel Liner, la 402, che è questa rosa, e la 401, che è questa azzurra. Volevo prendere anche quella arancione e quella gialla, ma sono andate sold out. Perché in realtà, ragazze, io queste matite le ho nel carrello da inizio giugno. Sì, più o meno da inizio giugno. Però ho sempre rimandato l'acquisto perché non mi servivano determinate cose, non volevo fare un ordine per 4 euro di matita, cioè 4 e 4, quindi 8 euro. Non volevo fare un ordine prendendo delle cavolate, cose così, quindi continuavo a mandare avanti, dicevo, boh, vabbè, magari li prendo da Kiko quando andiamo in ferie, andiamo a vedere da Sephora. Però sì, sono andata anche da Sephora a vedere. Volevo prendere quelle di Fenty, avrei voluto prendere anche alcune di Givenchy o di Guerlain, non mi ricordo adesso, quelle di Too Faced. Soltanto che ragazze, quando poi ho visto il prezzo, che va dai 25, 28, 30 euro, ho detto ok, Angie, va bene tutto, ma no, ok, no. Poi,
Quando siamo in ferie entra con me anche il mio compagno da Sephora. Quando vede quei prezzi lui sbianca, proprio sbianca. E rimane scioccato del tipo, ma veramente? Cioè, nel senso, mi fa ridere perché sì, veramente quando è entrato anche da Sephora per vedere tipo il correttore di Fenty che costa 30 euro, fa, ma è un correttore grande così 30 euro? E vi giuro mi fa morire. Però... Infatti lì ho detto no, ma c'hai ragione perché se magari poi non mi trovo bene col colore, non so com'è, cioè partiamo da qualcosa di low cost e poi magari andiamo a salire, che sì, vi giuro. Lì in ferie comunque ho fatto quegli acquisti da Sephora, che li avete visti nel video scorso, e però sono stata anche tentata di fare il reso. Perché comunque non li avevo ancora aperti, ma erano veramente per quattro prodotti tantissimi soldi. E lì mi sono detta: ma veramente? Cioè, ma non so se magari anche voi capitano questi ragionamenti. Perché sì, siamo appassionati di beauty, di make-up, però delle volte a me viene proprio sta cosa del non di farmi i conti in tasca a me, però dico: ma porca miseria, ma veramente sto tipo spendendo 50 euro per un prodotto che può essere bellissimo quello che è, però sono 50 euro. Non so se anche voi magari a volte capita questo ragionamento o se sono solo io, però io delle volte sì, mi faccio i conti in tasca da sola e, perché dico, cioè, 50 euro magari per un prodotto e... Quando magari con 50 euro ne posso prendere 7, ok? Non dico di prenderne low cost a quintali perché non tutti i prodotti low cost sono validi, sia chiaro, come non tutti i prodotti high cost sono validi. Però ecco, non lo so, magari per queste frivolezze, tipo per delle cose super colorate, delle cose pazze, non mi viene da spendere troppi soldi, però ecco, preambolo a parte, magari ne parliamo in un altro video e mi fermo qui. Quindi queste matite qui sono una rosa e un'azzurra, ragazze comunque super morbide, ma veramente morbidissime, cioè, e sono dei colori, non si vede adesso, non ho le luci per farvi capire bene la loro pigmentazione. Mannaggia, a me dopo ho fatto lo swatch, non potevo farlo qua. E ragazze, sono morbidissime, cremosissime. Poi sull'occhio dovete, tipo se volete fare la codina, andare subito con un pennellino e fare la codina, altrimenti si fissano, tra virgolette, dico si fissano, tra virgolette. Perché io mettendole al mattino, la sera poi me le trovavo stampate tutte qua sopra. Va bene che non mettevo primer, non mettevo ombretti, non facevo proprio nacio fake, non facevo proprio niente, una ceppa. E mettevo solo la riga di eyeliner, facevo magari una riga azzurra, poi sopra facevo questa qua rosa. E però sotto non avevo una base opaca, rimaneva comunque con la palpebra oleosa, diciamo, e con questo caldo, poi la sera, ma anche in realtà il pomeriggio, a pranzo, dopo già 3 ore, mi ritrovavo tutta la parte qua sopra stampata, cioè il colore mi era andato dritto anche qua, cioè avevo la riga d'eyeliner tutta qua. E però per quello che costano io ve le straconsiglio perché non bruciano, sono morbidissime, si struccano abbastanza bene. Questa rosa si strucca bene, ma questa azzurrina fa un po' fatica. Se non andate a struccare con un bifasico, con l'acqua micellare da sole, in realtà io ho fatto molta fatica, mi è rimasto proprio tutto il bordino qua anche sulle ciglia blu, quando usavo anche il balsamo struccante. Fa un po' fatica, quindi ecco, ovviamente devo provarle ancora bene con altri prodotti struccanti, devo provarla con una base setta, cioè con la base dell'occhio settata e così, però per il momento comunque io ve le straconsiglio per quello che costano, se volete dei colori carini, un po' diversi dal solito, non volete spendere tanto, queste qua sono veramente molto valide, quindi
Brava la nostra Giulietta, che ci consiglia sempre dei prodotti. Cioè, ecco, adesso con l'acqua micellare sto andando un po' via qua sul dorso, però a primo passo non va via. E poi, aspettate. Perfetto, ho dovuto idratarmi perché mi mancava la voce. Poi, altro prodottino che ho provato, ragazze, è The Essence, questo qui di Essence. Lash and Brow Gel Mascara Style and Comb. Allora, l'ho provato 2 o 3 volte e ragazze non mi è piaciuto per niente, sulle sopracciglia ovviamente. Perché non mi è piaciuto? Perché è molto liquido, non si asciuga, non mi teneva sulle sopracciglia, rimaneva sempre umido, appiccicaticcio, cioè sembrava non asciugarsi mai, né dopo la base, né fatte prima della base. Vi giuro, le ho lasciate neanche 10-15 minuti e mi tastavo, avevo ancora le sopracciglia tutte belle bagnate. E quindi, boh, queste 3 volte non mi è piaciuto per niente questo prodotto. Devo ancora trovare un mascara low cost pari al 24 Hour Brow Setter di Benefit. Non dico magari allo stesso livello, però comunque che si avvicina, perché su 3 che ne ho provati, tutti e 3 finora mi hanno delusa moltissimo. Lo riproverò ancora, ovviamente. Però queste 3 volte, magari in inverno o comunque in autunno quando le temperature sono un po' più leggere, però col caldo che c'è fuori, con i 40 gradi che ci sono all'esterno, questo proprio no, sembra di mettere acqua, proprio gel all'acqua, insomma, così che non vi tiene niente, non si indurisce, non fa niente. Quindi, vabbè. Poi, altro prodottino che ho provato, ragazzi, è questo qua. Essence Hello Good Stuff, 48 ore, Hydro Fixing Spray, quindi 48 ore di spray fissante, insomma, di effetto idratante. 97% di ingredienti di origine naturale, con acqua di cocco, setta al make-up e rinfresca. Non ha microplastiche, non ha oli minerali, parabeni, siliconi. 12 mesi di pla di plau, 12 mesi di pau, è vegano. E allora, sa di cocco, ma quel cocco un po' chimico, ovviamente. Non, quando l'ho utilizzato non mi ha bruciato, però l'ho utilizzato solo una volta, ma comunque non mi ha dato fastidio alla pelle. Lo dobbiamo riprovare perché io sono molto delicata per queste cose qui, non contiene alcol all'interno. Infatti, prima di comprarlo, comunque sono andata a vedere gli ingredienti e pagato 3-5 euro, non mi ricordo. Comunque, anche questo lo dovrò provare più volte per darvi una recensione. Comunque, tanto abbiamo preso anche questo. Poi, ragazze, ho acquistato questo correttore di Rimmel. Ragazzi, è chiarissimo, proprio cannato la colorazione. Questa è la 020 Fair, per dirvi la 020, anche la 10. Ed è il Rimmel The Multitasker Concealer. Ve l'avevo già detto, non mi ricordo. Sono 10 ml di prodotto, pagato 8 o 9 euro, o 7 euro, non mi ricordo. Questo prodotto, ragazzi, è veramente chiaro, 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 cioè è chiarissimo, ma chiaro, 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 chiaro. L'ho provato, non fa effetto tipo, non va nelle pieghe, non è un correttore denso, pastoso, non è leggero come quello di Fenty, ma non è neanche spesso come quello di Huda, per dirvi, o come quello di Rimmel. Era di L'Oreal o di Rimmel? No, di L'Oreal forse, quello rosso e nero, l'infallibile. Vabbè, comunque, vedete, è chiarissimo, è veramente molto molto chiaro. E l'ho utilizzato infatti, ma mi ha fatto effetto cadavere. Veramente mi ha sbiancato subito. Magari devo provarlo a lasciarlo lì un po', a farlo ossidare, farlo asciugare un pochettino per vedere. E anche questo non vi posso dire se mi è piaciuto o no, lo devo riprovare. Spero, perché comunque
sono prodotti low cost e mi farebbe piacere, insomma, che funzionassero. Poi, non ho provato nient'altro. Sì, forse questo, però vabbè, ve lo mostro dopo. Ho acquistato questo mascara qua di Rimmel, che non l'ho mai visto da nessuna parte, ed è Rimmel Wonder Volume Thrill Seeker Extreme Black. Non l'ho mai visto da nessuna parte, sinceramente. Sento che sto parlando da tanto e mi manca la voce. Ed è questo mascara qui, rosso, questo pack qui, Extreme Black. Non ha la pallina dentro, credevo ce l'avesse. E mascara 8 ml, Wonder Volume, come vi ho detto. Però andiamo ad aprirlo. Non l'avevo ancora mai aperto. È in setole. Ah, ok, ha una forma a clessidra, non troppo pronunciata, però ha una forma a clessidra. Ha un odore particolare. E niente, lo proverò, lo testerò e vi farò sapere. Fatemi sapere voi nei commenti se magari avete provato questo prodotto. Io no. 7 euro comunque questo qua in offerta. Poi ho acquistato questo pennellino per ciglia e sopracciglia della collezione Essence per Hello Kitty. Hello Kitty. Lash and Brow Styler. Quindi sì, qua abbiamo quello per sopracciglia, qui invece abbiamo questo in setole, questo invece in silicone per le ciglia. Dietro appunto abbiamo scritta Hello Kitty, comunque molto bello, tutto in questo rose gold. E niente, anche questo è un semplice pennellino da 3 euro. Poi, sempre per la collezione di Hello Kitty, ho trovato questo blush. Essence sempre Hello Kitty, blush lighter, quindi blush illuminante, 9 grammi di prodotto. E ho preso la colorazione 01, It's the Inside That Counts. Allora, il pack, vi dico già, è super super plasticoso, sembra un giocattolo, cioè, nel senso, sentite che la plastica è molto leggera, è proprio tipo una cosa da 1 euro, per dirvi, se non di meno. È molto cheap, plasticosa, in confronto ad altri pack di Essence, ad altre collaborazioni. Questo qua risulta comunque molto plasticoso, da fare attenzione che si crepa subito. Il blush in questione è questo qui. È come lo vedete in video, se no, no. Il blush è quello interno, è leggermente più fucsia, mi viene da dire, non è così rosato, ma è leggermente più tendente al viola fucsia. E questo qua invece è quello lì che vedete più o meno, non così marroncino, ma più rosino, sì, un po' più rosino. Lì sembra più marroncino, in realtà è più rosino. Vediamo se magari riesco a farvelo vedere in un altro modo, però no. Comunque, ecco, questo blushino qui è pieno di brillantini, cioè lo vede molto molto shimmer, infatti è un blush illuminante. E niente, questo non l'ho provato, ma vi farò sapere. Poi, ragazze, ho preso questo primer occhi di Essence, Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Volevo prendere quello di Urban Decay, però poi ho detto, vai a spendere 20 euro per un primer che poi magari non lo usi nemmeno. Quindi ho preso questo qua di Essence a 3 euro. Non l'ho ancora provato, comunque applicatore fatto in questo modo. Sono 5 ml di prodotto, Universal Shade, quindi una colorazione universale. E niente, anche questo lo proverò. Vi farò sapere. Poi, ragazze, ho voluto provare a prendere questo illuminante di Essence. Ormai fanno tutti questi pack col puff, ormai fanno tutti i brand ormai fanno i pack così, stanno andando tantissimo. O questi o quelli in stick adesso. E questo è il Baby Got Glow Liquid Highlighter, 10 ml di prodotto, questa è la colorazione 10, Satin Silk. E niente, anche questo lo proverò, mi sembra un pochino scuro dalla colorazione qua dentro, mi sembra molto
un champagne molto molto scuro, però ecco, lo volevo provare, testare qua, appunto, off on, spugnettina, e testeremo anche questo. Poi ho acquistato questo famosissimo Magic Filter Glow Booster di Essence. Preso la tonalità 10 Light, sono 14 ml di prodotto, pagato 5 euro, non mi ricordo. Pump così, anche questo non l'ho provato. È una base illuminante Charlotte Tilbury, l'Hollywood Flawless Filter, quello di Dior, quello lì di Rimmel. Più o meno adesso stanno uscendo un sacco di prodottini così. E niente, voglio provarlo e vedere com'è. Poi ragazze, ultimi tre prodotti, poi basta perché c'ho la lingua. C'ho la bocca che sto svenendo. Ho acquistato questa cipria di Rimmel, che è la Kind e Free. È una polvere vegana, è una cipria compatta, effetto opaco radioso e vegana. 10 grammi di prodotto. Questa dovrebbe essere una linea per pelli delicate e anche per gli animali, cioè per aiutare gli animali, credo. Non mi ricordo. Io ho preso la tonalità 010 Fair. Bene, mi ero dimenticata che c'era il piumino all'interno. Si apre così. Questa è la cipria. E vediamo un po' com'è. Con l'altra di Rimmel mi piace un sacco, quindi speriamo mi piaccia anche questa. All'interno c'era questo piumino, cioè c'è questo piumino qui. Da questo lato è tutto plasticoso con la scritta Rimmel, da questo invece è sempre plasticoso, ma non so perché mettono dentro sti cosi, non ce lo metto neanche più dentro perché è caduta anche per terra. E niente, quindi questa qua. Poi ho preso questa cipria di Essence, no, forse mi confondo, quella non è per pelli sensibili, ed era questa. Vabbè, Essence Skin Loving Sensitive Mineral Powder. Questa cipria non comedogenica, ha aloe vera, non ha alcol, non ha fragranza, siliconi, parabeni e oli minerali. La 01 Translucent, credo sia anche l'unica, o forse c'è un'altra colorazione più scura. Comunque vedete, il pack già di questo è più resistente di quello di Hello Kitty. E questa è la cipria. Proveremo anche questa e vedremo. Ultimo prodotto, ragazze, finalmente. Ho preso questo blush di Essence, il Pure Nude Baked Blush, 7 grammi di prodotto. Ho preso la tonalità 07 Cool Coral. Ed è questo qua. Forse l'ho utilizzato, l'ho provato una volta, ma non mi ricordo neanche. Comunque, super setoso, super morbido. Anche questo è un blush cotto. E quindi non è opaco, insomma, non è un blush opaco, ma c'ha dei leggeri, è luminoso, insomma, ma in modo leggero, ecco. E niente, comunque, proveremo anche questo e vedremo. Bene, ragazze, vi ho mostrato tutto. Io ho finito, vi mando un grosso bacione come sempre. Fatemi sapere se volete vedere qualche prodotto in particolare proprio prima di tutti gli altri, se magari anche voi utilizzate questi blush, cipria, se avete provato appunto la mascara di Rimmel. Insomma, scatenatevi un po' nei commenti e che io vi leggo molto volentieri. Alla prossima. Ciao!